Taglio del nastro questa mattina per la sesta edizione del Salone Nautico Sottocosta organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara in collaborazione con Assonautica. Quattro giorni di esposizioni ma soprattutto incontri e eventi collaterali per rilanciare dalla Marina di Pescara il settore della piccola nautica senza perdere di vista in un momento storico come questo la tutela dell'ambiente, in particolare quello marino. Su 40.000 metri quadri indoor e outdoor, 50 espositori, 10% in più dello scorso anno e 40 eventi. I primi già subito dopo il taglio del nastro con la liberazione in mare di quattro tartarughe caretta creta amorevolmente curate dai veterinari del centro studi Cetacei. Le partnership che sono state attivate sono assolutamente di prestigio. Mi riferisco alla Federazione Italiana Vela, mi riferisco anche al Premio Nazionale della Nautica, che quest'anno prevede anche il premio alla carriera e che verrà conferito a Fulvio De Simoni, che è un progettista molto famoso a livello internazionale. Mi riferisco anche alla prima partnership che abbiamo con Legambiente Abruzzo, perché quest'anno è stato organizzato un convegno praticamente sull'impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità. E in questo convegno abbiamo anche la collaborazione dell'Ordine dei giornalisti, non solo. In questo ambito si parlerà anche di ecosostenibilità ambientale e in particolare con l'intervento di Luisa Cipriani, che è uno degli architetti che si è occupata del master plan Costa dei Trabocchi, sui quali la Camera di Commercio Chieti Pescara ha investito molto.